Sindaco, si è presente alla stagione del San Carlo, c'è stato, diciamo anche come l'anno scorso, questo battibecco col presidente Duca, lei ha detto questo non è la sede, risponderò altrove. Ma insomma sono due stili diversi, il presidente Luca ha fatto il comizio politico infarcendolo di una serie di falsità. Io ho partecipato alla conferenza stampa in cui si presenta il programma culturale. Poi adesso invece siamo fuori il San Carlo e posso rispondere alle argomentazioni veramente risibili del presidente De Luca, che non so più come riusciamo a convincerlo col fatto che non è lui il titolare del salvadanaio e non può mai fare paragoni tra... Si è anche contraddetto oggi perché ha detto che il governo sposta risorse e quindi in qualche modo dovremmo dire che le risorse dei governi nazionali e dei governi regionali sono gli stessi. Invece la nazione, lo Stato hanno delle risorse, le regioni altre, i comuni altre, le municipalità altre. Lui continua a fare bullismo politico istituzionale dicendo io do i soldi, sono ricco, vedete, vivete grazie a me. I comuni danno poco, lo sanno tutti chi sta nelle istituzioni e chi no, che i comuni non potranno mai competere con le regioni. Anzi a Napoli, contrariamente a quello che dice De Luca, c'è un'anomalia, perché l'unica città in cui la città metropolitana, che di cui sono sindaco, è rientrata dopo che le province erano andate via, e se oggi si è mantenuta questa stagione che abbiamo presentato, di cui De Luca non ha detto una parola della stagione, lo si fa grazie alla città metropolitana, altrimenti con una sforbiciata che ha fatto la regione, con una scelta politica, questa sì scelta politica, noi avremmo avuto una contrazione forte della stagione. Il comune mette un sacco di risorse perché essendo un piano di riequilibrio, noi ci hanno detto che non avremmo potuto mettere manco quella somma poco al di sotto del milione di euro, invece noi l'abbiamo confermata. Non solo, ma noi prestiamo assistenza, prestiamo personale di Napoli Servizi, abbiamo lavorato perché questo cantiere possa partire, insomma questo sta a cuore a noi, non a una persona che con Napoli ha sempre meno a che fare come il presidente De Luca. E spiace che lui continua a utilizzare questo argomento come se il denaro fosse il suo. Invece dobbiamo ricordare che questi sono fondi europei che per un sistema che io spero venga cancellato quanto prima passa attraverso le regioni che hanno la programmazione e poi dovrebbero andare verso gli enti locali. Questo permette a dei presidenti corretti di fare le intese con i sindaci per la programmazione. Qui invece abbiamo chi fa appunto della regione come se fosse la casa propria, il proprio salvadanaio, e quindi dice, l'avete sentito come fa, dice qua vivete e mangiate grazie a me, quindi mo avremo il teatro che non si chiamerà più Teatro San Carlo ma si chiamerà Teatro De Luca fra qualche mese, poi avremo Stadio San Paolo che non si chiama più Stadio San Paolo ma si chiamerà Stadio De Luca, poi avremo il conservatorio a San Pietro a Maiella che si chiamerà conservatorio, lo dobbiamo fare contento, sono un po' come quelle persone che stanno capendo che fra qualche mese faranno pensione politica e vogliono un poco così far vedere che con il bullismo politico istituzionale intimidiscono gli altri. Sconfiggeremo De Luca da qui a poco, così finirà questo sconcio e la prossima conferenza stampa avremo un presidente della regione e un sindaco che parleranno di programmi culturali e non faranno propaganda politica, molto semplice. Era un intervento da campagna elettorale secondo lei? Quello di De Luca? Sì. Ma lui è un po' disperato politicamente, si è visto l'altro giorno, io sono andato al San Paolo a fare una semplice visita, gli hanno dovuto dare un calmante perché lui proprio non regge. Io ho parlato pure con la Roberta Caeta, con Laura Marmorale, ho chiesto un consiglio a loro, come l'assessore alle politiche sociali e alla fragilità, io ho detto se mi danno una mano vediamo che possono fare.